questi nuovi macchinari dell'azienda MCT, un'azienda che è arrivata a fatturare quasi 30 milioni di euro, poco meno, esporta in gran parte perché mi sembra oltre il 94-95%, facciamo sì. Livelli altissimi. Noi nel tempo abbiamo intessuto una rete di relazioni molto importanti che ci permettono di essere a conoscenza di tutte le trattative più importanti. Abbiamo non solo una rete di agenti, ma anche una rete di imprese, nostre partner, che ci consentono di stare in questo circuito, per cui stiamo ottenendo questi risultati grazie per lo più proprio a questo. Proprio il settore dove voi operate, insomma, sempre nell'ambito della meccanica, ma proprio la specializzazione che avete. Noi siamo nel settore delle macchine per la produzione del calcestruzzo, sono impianti, diciamo, ormai abbastanza diffusi. Noi ci siamo collocati in una fascia di qualità e prezzo abbastanza elevata, per cui, diciamo, stiamo cercando di stare lontani dalla maggior parte dei concorrenti a basso costo, o comunque cinesi, turchi, indiani, eccetera, eccetera. Competiamo per lo più con italiani e aziende tedesche, e abbiamo un mercato globale che va nei 5 continenti, per cui, diciamo, ecco, riusciamo ad ottenere questi risultati. Senta, voi ho visto l'Europa è, diciamo, un mercato complessivamente più importante, poi siete forti anche però nel Nord America. Sì, nel Nord America abbiamo una nostra azienda dal 2006 che si occupa di fare la commercializzazione dei nostri impianti, e abbiamo rappresentanti importanti, nostri agenti, e per cui stiamo lavorando molto bene. Portiamo la tecnologia italiana e in generale europea in un mercato che è molto differente dal nostro, però è un mercato molto ricco, fatto di tante aziende grandi, sia negli Stati Uniti che in Canada. Forse stiamo andando verso un periodo in cui siamo molto più forti in Canada che negli Stati Uniti. Tanta gente a questo, come lo definiamo, ampliamento, perché qual è la novità che appunto è stata oggi festeggiata qui con tanta gente, di cui sicuramente in sottofondo i nostri telespettatori sentiranno il rumore, il brusio. Sì, l'ampliamento produttivo riguarda questi stabili in cui siamo ora, e sono circa 4.000 metri quadrati di superficie coperta, dove faremo sostanzialmente carpenteria per quello che riguarda la nostra produzione. La novità è importante perché fino ad oggi la quasi totalità della carpenteria la compriamo e l'acquistiamo da nostri fornitori esterni, e domani faremo quasi tutta la produzione internamente con qualità, speriamo, migliore e con tempi più certi per le consegne. 8 anni fa lei è subentrato a suo padre nella direzione, insomma, dell'azienda. Passaggio generazionale com'è stato? Facile, difficile? Il passaggio generazionale non è stato facile, nella realtà gli 8 anni sono un po' una data per noi simbolica, ma nella realtà, diciamo, conviviamo da molto più tempo. Mio padre ritiene questa azienda come fosse un suo figlio, quindi L'ha creata lui, quindi è lecito, quindi ancora oggi è molto attivo, però devo dire che mi ha sempre lasciato molto spazio, quindi non, non,
non c'è stato un giorno preciso in cui, diciamo, mi ha lasciato il testimone, ma è stata una coabitazione fatta di alti e bassi, di qualche crisi, però che abbiamo superato ormai da tantissimo tempo. E adesso sì, adesso insomma lui ci fa un po' da consulente e nella gestione ordinaria tutti i giorni ormai non interviene più. Immagini MCT fra 10 anni, come se la immagino, come spera sarà? Noi abbiamo l'obiettivo di crescere ancora un po', non possiamo fare previsioni visti i tempi, però vorremmo raggiungere fatturati più importanti, collocarci in una fascia di mercato sempre più alta e essere veri leader del nostro mercato, poter andare a fare la concorrenza ai nostri amici tedeschi con la forza e le nostre caratteristiche di flessibilità, di attenzione al cliente che sicuramente già abbiamo, e poi vedremo. Lei ha insistito molto sulla qualità, la perfezione, no, la adesso non ricordo, la pubblicità, i dettagli, il dettaglio è una cosa importante, insomma. Il dettaglio è la cosa più importante, la qualità è fatta di dettagli. Se ci vogliamo differenziare dalla massa e dai concorrenti, compresi quelli più importanti italiani e tedeschi, dobbiamo fare necessariamente qualità. Qualità significa cura maniacale del dettaglio, cosa che è difficile da trasmettere a tutti i nostri collaboratori, ma è una missione che dobbiamo avere, altrimenti non possiamo crescere ulteriormente. L'ultima curiosità, perché voi tanto così estero e tanta poca Italia così? Fino 10-12 anni fa, quindi 2009-2010, diciamo fino al momento in cui è iniziata la crisi, eravamo diciamo 50-50 più o meno, forse il mercato italiano era anche un pochino di più del 50%. Dopodiché è cambiato tutto e il mercato italiano è crollato e noi sì, ci abbiamo faticato un pochino per riorganizzarci, però già facevamo un po' di estero e a quel punto siamo stati costretti a fare estero e quindi abbiamo dovuto farlo e ci siamo organizzati per farlo. Che significa fare l'industriale a Bettone? Non lo so, io non mi considero. Perché, diciamo, i nostri telespettatori, l'MCT ha sede a Bettone, a passaggio di Bettone, se vogliamo essere precisi. Ma noi cerchiamo di essere molto legati al territorio, siamo molto attenti allo sport, quindi qui c'è la squadra di calcio che noi seguiamo ormai da sempre. Io sono un appassionato ex calciatore e allenatore. Abbiamo un'importante gara di mountain bike e di corsa che organizziamo qui a Bettona, di cui facciamo orgogliosamente parte anche noi come azienda e io come persona. E siamo stati vicini alle necessità della nostra parrocchia, insomma, delle scuole. Cerchiamo di ridare al territorio quello che il territorio alla fine ci dà, insomma, quindi stiamo bene, è un posto dove è un posto che ci dà molto, perché quando portiamo clienti qui a Bettona il luogo, le viste dalla nostra collina di Assisi, della valle di Perugia, e il cibo e il vino ci danno tanto, perché ci fanno chiudere le trattative con più facilità, e quindi noi dobbiamo ridare al territorio, insomma, quello che lui ci dà.